Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati in un nuovo video. In questo video, ragazzi, andrò ad analizzare e a fare la reazione dei convocati fatti da Roberto Mancini per le partite valide, appunto, la Polonia, contro la Polonia, valida per la Nations League, mentre l'Ucraina, cioè contro l'Ucraina, è solamente un'amichevole. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito. Partiamo dai portieri, però ci sono ben quattro: Cragno, Donnarumma, Perin e Sirigu. Allora, capisco che tutti e quattro i portieri meritano la convocazione perché sono tutti e quattro bravi, perché comunque Perin non si merita la convocazione perché ha fatto solamente una presenza con la Juventus. Io avrei convocato Cragno, Donnarumma e Sirigu. Perché innanzitutto quattro portieri non giocano nemmeno nella prima squadra di un qualsiasi club. Quindi non capisco questa necessità di convocare quattro portieri. Io ripeto, avrei convocato tre portieri. Perin ha fatto solamente una partita con la Juve, quindi non se lo merita, nonostante le sue qualità. In ogni caso, non si merita la convocazione. Quindi io avrei convocato Cragno, Donnarumma e Sirigu, tre portieri, non quattro. Vabbè, e questo è già una cosa in cui non sono d'accordo. Perché, ripeto, i giocatori da convocare sono d'accordo perché sono tutti e quattro bravi. Però io uno di questi l'avrei lasciato a casa e io, secondo il mio parere, io avrei lasciato Perin perché gli altri se lo meritano più di lui, sinceramente, per le presenze fatte, ecco. Difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Criscito, D'Ambrosio, Emerson, Florenzi e Romagnoli. Emerson. 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 Emerson, che questa stagione col Chelsea ha giocato il 4 ottobre in Europa League contro il Vidi FC. Spiegatemi che squadra è. Grazie al cazzo, se posso dirlo, che gioca così. Ma ragazzi, ha fatto solo una presenza col Chelsea. Solo una presenza. In Premier League ne ha fatte zero quest'anno. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Stiamo scherzando. Ma scherziamo. Una presenza in Europa League per giunta contro una squadra che veramente, non lo so, qualsiasi squadra. Adesso prendo il Modena e vince 10-0 contro questa squadra. Ragazzi, ma veramente, perché Emerson? Guarda, puoi dire tutto, sì, è forte lì, è lì, è lì, è lì, ma non si merita sta cazzo di convocazione. Per favore. Anche se Messi verrebbe, vabbè, che il suo nonno è italiano, se non sbaglio, quindi potrebbe anche. Se Messi venisse convocato dall'Italia, ma Messi, nonostante sia Messi, non giocasse nemmeno una partita questa stagione, io non lo convocherei perché non se lo merita. L'Italia vanno convocati giocatori che si meritano la convocazione, non giocatori panchinari di squadre top. Lo volete capire o no? Siamo da quattro fottuti anni che facciamo lo stesso minchia di errore con le convocazioni. Adesso mi sono rotto le palle. Ogni qualvolta che devo, almeno una convocazione di un giocatore che gioca in una top squadra, ma è panchinaro. Gli altri anni succedeva con Bernardeschi, adesso Bernardeschi gioca, ma prima, per esempio, l'anno scorso con Ventura convocava Bernardeschi quando non si meritava la convocazione Bernardeschi. Ma anche altri giocatori, e io mi sono rotto le palle, mi sono rotto le palle. Oh, e che palle, ma basta sto cazzo di Emerson, si merita la convocazione, non lo convocano manco agli under 15 a Emerson, porca troia, va bene. Acerbi, assolutamente sì, con la Lazio, ma non solo, anche con gli altri anni al Sassuolo si meritava a prescindere la convocazione. Finalmente hanno convocato sto benedetto Acerbi, finalmente, perché la convocazione è più che meritata, più che meritata. Grandissima sicurezza, l'unico difensore alla Lazio che è ordinato e riesce a capirci qualcosa, perché gli altri sembra che non ci hanno capito un cazzo contro, come la partita con il Francoforte, che non ho visto, però da risultato e da quello che ho visto nei miei, comunque, da quello che ho visto
cioè negli highlights, comunque, eccetera, eccetera. Ho visto che la difesa è stata molto incasinata, però ripeto, l'unico che è ordinato nella Lazio in fase difensiva è Acerbi. Ma non mi stupisco, ragazzi. Acerbi l'ha fatto vedere anche col Sassuolo di che pasta è fatto. Biraghi, meritata la convocazione, meritata la convocazione. Assolutamente lui e la Fiorentina stanno facendo abbastanza bene. Convocazione meritata. Bonucci, meritata la convocazione. Chiellini, meritata la convocazione. Che poi Bonucci e Chiellini è ovvio che devono essere convocati perché sono loro i giocatori di esperienza in difesa che devono appunto cercare di accompagnare gli altri difensori. Crescito, sì, Crescito ovviamente il pupillo di Mancini e va convocato, l'unico terzino sinistro che abbiamo è lui, quindi va convocato. A parte Emerson, che vabbè, basta, basta Emerson, mi sono già rotto le palle di parlarne prima. D'Ambrosio, meritatissima la convocazione con l'Inter. Finora sta veramente facendo meglio di Versalico. Versalico, ogni volta che tira vento, l'Inter si rompe, oppure, ogni qualvolta che fa un passo si rompe, è diventato il nuovo. Non lo so, vabbè. Comunque è diventato veramente un giocatore che si rompe sempre. Il nuovo Khedira, ecco, perché visto che noi siamo abituati a Khedira, ecco. Florenzi, poi per quanto riguarda Florenzi, sì, meritata assolutamente, meritata, anche se la Roma c'era un periodo in cui la Roma non andava, però a prescindere, ragazzi, Florenzi va convocato, un giocatore d'utile che può non solo ricoprire il ruolo di terzino destro, ma anche il ruolo di esterno, anche il ruolo di centrocampista centrale, e va convocato. Romagnoli, meritatissima la convocazione, non c'è nulla da dire, più che altro è la sicurezza là dietro per il Milan, meritatissima la convocazione, poi è anche un giocatore molto giovane, è il futuro della nazionale, in poche parole, lo dicono tutti e lo dico anch'io. A centrocampo invece abbiamo codesti giocatori: Barella, Bernardeschi, Bonaventura, Gagliardini, Jorginho, Pellegrini e Verratti. Allora. Barella, ragazzi, non c'è nulla da dire, Barella deve anche giocare titolare, assolutamente, assolutamente. Meritatissima la convocazione, ma d'altronde, ragazzi, è ovvio che deve giocare titolare, ma deve anche essere convocato Barella. Ragazzi, non c'è ombra di dubbio, è un talento che deve sbocciare e a prescindere è molto meglio di altra gente che veniva convocata prima, quindi assolutamente. Bernardeschi assolutamente sì, con la Juventus in un ottimo periodo di forma, comunque va convocato assolutamente. Bonaventura idem, è un giocatore che fa sempre bene, un giocatore che ci fa sempre comodo. E poi c'è Gagliardini, e poi c'è Gagliardini, così. Che cazzo, anche Gagliardini, Madonna mia, Madonna, Gagliardini. Gagliardini, basta, basta, basta. Già l'Inter non l'ha convocato in Champions e questo vuol dire già tanto. Non ci è bastato che contro la Polonia abbia fatto schifo. Poi non mi ricordo se contro il Portogallo ha giocato, ma mi ricordo contro la Polonia che ha fatto cagare, cagare. 90 minuti sto bidone ha giocato contro la Polonia. Miseria, guarda, meglio che non dica altro. Perché basta sto cazzo di Gagliardini? Che cazzo ci fa Gagliardini? Non è né tecnico, né un giocatore che a livello di fisicità può darti chissà che cosa. È un bidone, punto, che fa panchina all'Inter. Ma gioca all'Inter Gagliardini, gnegnegnegnegne. Ecco, stesso discorso di Emerson. Che cazzo c'entra? Cazzo c'entra? Se uno fa panchina non si merita la convocazione, ma a prescindere che non si meritasse la convocazione Gardini, anche se giocasse titolare all'Inter, fa comunque schifo. Fa comunque schifo. Non si merita a prescindere la convocazione Gagliardini. Vabbè. Jorginho,
Jorginho, sì, è assolutamente l'unico regista che abbiamo. Anche Verratti, però, più o meno è un regista, più o meno, al PSG. Comunque, è anche all'Italia, anche nell'Italia, più o meno è un regista, però nell'evenienza, può fare anche la mezzala, ricordiamocelo. Più che altro è un giocatore che ripeto può fare il mediano, ma che visto che mediano abbiamo già Jorginho, io lo vedrei più come centrocampista centrale, come mezzala di qualità. E infine abbiamo Pellegrini, che ragazzi si è meritato assolutamente in queste ultime partite la convocazione con la Roma, ma a prescindere, anche se faceva schifo Pellegrini, Mancini lo convocava lo stesso. Non so se Pellegrini pulisce il culo la mattina a Mancini. O non so perché Mancini abbia questa mania di Gagliardini e Pellegrini. Tra l'altro fanno rima tutti e due. E in attacco, ragazzi, l'attacco. L'attacco. No, vabbè, allora. Berardi. Caprari. Chiesa. Cutrone. Giovinco. Immobile. Insigne. E Zaza. Primo. Berardi per me in questo momento non era da convocare. All'inizio stagione ha fatto bene, però ultimamente non sta facendo bene, quindi non l'avrei convocato. Caprari! Ma stiamo scherzando che gli abbiamo convocato Caprari? Ma stiamo scherzando, spero. No, ditemi che stiamo scherzando perché non ci credo che abbiamo convocato veramente Caprari. Minchia, non è possibile qua. Mancini, non so se va al pub a fare le convocazioni con tanto di cocktail. Minchia, veramente. Io non so più cosa dire, ragazzi. Veramente mi sono rotto le balle di vedere questi, no, no, cioè, questi nomi. Chiesa assolutamente da convocare. Cutrone assolutamente da convocare. Poi viene Giovinco. E vedo anche gente che commenta: Giovinco, bravo, bravo Mancini. Finalmente hai deciso di convocare Mancini. L'avete capito che non siamo su FIFA? Porca miseria. Mi fate incazzare più voi che Mancini che convoca Emerson, Gagliardini, Caprari. E poi anche lo stesso Giovinco. L'avete capito che non siamo su FIFA e che. Non è che se Giovinco fa bene in America farà bene anche in Europa. L'avete capito? Sono due ritmi completamente diversi. In America ti fai la bella vita. Ma poi se vi... Guardate che i ritmi sono completamente diversi rispetto al campionato, all'MLS e rispetto ai campionati europei. Ragazzi, non prendiamoci per il culo, veramente. Non ci fa nulla Giovinco, anche se è forte, chissà quale bestia, sì, ok. Che poi, Dio, stiamo parlando di, attenzione, stiamo parlando di Ronaldo, di Messi. Ragazzi, io veramente non me ne capacito, sembra che Mancini sia più coglione di questi che dicono che Giovinco sia da nazionale quando ancora non sanno, cioè, non sanno nemmeno... Dove sono messi? Questi sono i classici giocatori di FIFA che vanno a vedere Giovinco che è più di 80 come overall. Allora sì, grande giocatore. Quando non hanno capito che i ritmi dell'MLS e i ritmi in questo caso della Nations League sono completamente diversi. Guarda, minimo, a meno che Giovinco non faccia il miracolo, a meno che non mi stia sbagliando, ma è difficile, ragazzi, che io mi sbagli su queste cose. Raramente mi sbaglio su queste cose. Giovinco per me non avrà nemmeno la condizione fisica di scendere in campo. Da titolare non credo ci andrà nemmeno, visto la condizione fisica, perché ragazzi, la preparazione, anche la preparazione. Gli allenamenti sono completamente diversi rispetto a quelli dei campionati europei. I ritmi sono completamente diversi. Non volete capire che non siamo su FIFA, cazzo, dove tutto è facile? Vabbè.
Immobile assolutamente e Insigne assolutamente, ragazzi, non ci vedo nemmeno che mi dilunghi su queste cose. E poi Zaza, non è che si è fatto un gol all'88esimo, tra l'altro c'ero pure il fantacalcio con i miei amici Godo, che mi ha fatto anche vincere, ma adesso parlando oggettivamente, non è che se fa un gol all'88esimo contro il Chievo è una bestia, va convocato, sì, subito. Per il resto Zaza non ha fatto niente, per il resto Zaza non ha fatto nulla. Zaza si deve ancora sbloccare. Facciamolo sbloccare, ma non è che dobbiamo subito andare così dritti per convocarlo. Ma non scherziamo, ragazzi, dai. Se dobbiamo venire incontro a Zaza, siamo messi male. È Zaza che deve venire incontro alla nazionale. Ma anche Ronaldo, se Ronaldo giocasse all'Italia, Ronaldo deve venire incontro all'Italia. Ragazzi, io mi stupisco perché quando prima i giocatori si dovevano sudare la maglia per la nazionale. Tu basta che fai due o tre partite buone e la convocazione è assicurata. Ragazzi, veramente non lo so. Ripeto, Mancini prima di fare convocazioni si, non lo so, si droga oppure beve due o tre cocktail e poi si mette a fare la lista dei convocati. Oppure, ragazzi, io veramente non so quale sia il motivo di queste convocazioni veramente fatte col culo, fatte da un bambino di 7 anni amante di FIFA. Vabbè. Ragazzi, il mio video è finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate facendomi sapere la vostra su appunto i convocati degli azzurri. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Lasciate like se non avete ancora lasciato. E in descrizione trovate il mio profilo Instagram, dove vi aggiorno sul news del canale e tanto altro ancora. Detto questo, ciao ragazzi.